Non riesco neanche a trovare le parole giuste come poter iniziare questo video, però ci farò un pochino di fatica nel farlo. Vi spiegherò il perché di tutto quanto. Molti, naturalmente, nell'arco dei mesi si sarà accorto che è da quasi mai 4 mesi ormai che non faccio più video sul canale e tanti di voi mi hanno scritto: ma perché non fai più video sul canale? Dove sei, Vale? Dove sei di qui? Dove sei di là? Perché non fai più video di qua e di là? E avevo detto, comunque avevo postato che avrei fatto un video dove avrei spiegato un po' il perché di questa lunga assenza sul canale. Ci sono delle cose belle e ci sono delle cose brutte, naturalmente anche per quanto riguarda il canale. Allora, la cosa si potrebbe iniziare da fine agosto, fine delle vacanze estive. Io inizio, rientro dalle vacanze, ero pronta naturalmente anche a ricominciare il lavoro, anche a ricominciare i video, tutto quanto, però naturalmente nell'arco dei mesi, da settembre-ottobre, ci sono stati dei grandi cambiamenti abbastanza particolari nella mia vita quotidiana, diciamo, anche nel quanto riguarda nell'ambito del lavoro. Sono un po' più stressata, diciamo, perché devo gestire determinate cose che mi hanno portato ad essere un po' più stressata. Infatti mi è capitato più di una volta, cosa che non mi capitava, che quando mi devo, che ne so, strofinare o qualcosa di genere, divento viola, divento bordeaux. Io non penso che sia una cosa allergica, ma penso che sia una forma di stress, e quindi il mio corpo ne risente di questo stress. E per quanto riguarda invece i video sul canale, ero tentata nel fare questi video sul canale. Sapete più o meno che io li faccio durante il fine settimana, tra sabato, ma maggiormente solo sulla domenica. Ma purtroppo dicevo: oh no, devo registrare di qui, lo faccio la prossima volta, no, devo registrare di qui, devo farcela la prossima volta, poi alla fine non è più successo nulla. E questo probabilmente è stato anche in forma di stress, perché ero talmente stanca, talmente presa dal mio stress, da tante cose, che non ho più fatto video. Per questo non ho più voluto fare. Mi dispiace tantissimo, perché molte persone mi hanno detto: ma perché non fai più video? Mi scuso in primis io per questa cosa, per questa lunga assenza, ma le cose sono in questo modo. E adesso inizieranno le vacanze di Natale, mi prenderò questo mio tempo per le vacanze di Natale, per rilassarmi un pochettino, per essere più a contatto anche con la mia famiglia. Per quanto riguarda le cose belle, vi devo dire una bella notizia anche dal mio punto di vista: ho trovato casa, finalmente posso lasciare qua il mio piccolo nido, il mio spazio qua dove registro tutto qua. Sono contentissima, sono trovato casa, finalmente anche questo qua, anche per questo fatto che non ho potuto postare video, può dire niente a questo punto, e quindi perché ci sono state molte procedure tra tribunali, altre menate varie che adesso non vi sto a dire, perché la cosa è molto più gigante di quant'altro. Sono riuscita a trovare casa, la casa dove si trova praticamente è al piano di sotto, al piano dove abito io, quindi al terzo piano. Io sono al quarto piano e al piano e al terzo piano. Non mi state a chiedere per il momento se vuole fare l'home tour, perché dovrei entrare ufficialmente tra gennaio e febbraio. Poi naturalmente ve lo scriverò ufficialmente qua sul canale, o anche seguendo. Naturalmente, quando faccio anche queste cose, non mi seguite soltanto sui video, ma seguitemi anche sui post che posto anche su YouTube. Adesso che ho la possibilità di creare i post e di scrivere qualcosa direttamente su YouTube, mi raccomando, guardateli, perché ovviamente scriverò anche qualcosa lì. Quindi sono stracontentissima di aver trovato casa. Se mi state chiedendo se porterai la maggior parte della roba qua dentro, non tutto, ovviamente porterò qualcosa. Il mio primo obiettivo è di sbarazzarmi tutto quello che c'è sulla scrivania, perché è un casino, tanta tanta roba ed è un problema. Scusate. Il mio primo obiettivo, come ti ripeto, è di portare via tutta la roba dalla scrivania e di togliere le cose che ingombrano nella mia stanza, portare via qualche cosa, dei peluche, nella maerma di peluche che sono sul mio, che sovrastano nel mio letto. E poi, boh, non lo so, porterò probabilmente anche la mia, mia collezione di Funko Pop, che poi, precisando, piccolo anticipo, ho intenzione di fare un video in merito alla mia mera collezione di Funko Pop. E conoscendomi, immagino sa quale sarebbe la mia unica sola collezione di Funko Pop. Immagino che se molti mi conoscono, avrete già capito di quale unica collezione di Funko faccio. E più o meno è questa la situazione. Io adesso, come ho appena detto, cercherò di prendermi del mio tempo
per anche durante le vacanze di Natale, visto che poi vado giù, parto per Roma, di prendermi del tempo per dedicare un pochino a me e quant'altro. Adesso non so questo video se quando uscirà, se sono già lì a Roma, se sono già di ritorno, non lo so. Comunque probabilmente, e però detto probabilmente col punto di domanda, potrei postare qualcosa sul prima delle vacanze, prima di Capodanno. E a proposito di canale, ci saranno delle modifiche. Naturalmente adesso che ho trovato casa, le spese naturalmente ricadranno un po' più sulla casa, quindi anche per quanto riguarda gli acquisti manga, gli unboxing saranno nettamente un po' più ridotti. Ho intenzione di fare anche altri video, naturalmente i video reaction, che molti di voi hanno apprezzato tantissimo, quella di in collaborazione con Doc di Wakfu, che vi è piaciuta tantissimo. Anche naturalmente consigliatomi da voi, ragazzi, se avete tipo dei video un po' particolari che volete consigliarmi, scrivetemelo nei commenti, semmai lasciatemi il link del video. Naturalmente io non voglio guardarmi niente, se non voglio guardarmi niente, così da avere la sorpresa, in poche parole. Quindi se avete qualche video in mente, mettetemi sotto il link scrivendomi la persona con chi siete, e mettetemi il link qua sotto del video su YouTube, quello che è. Vorrei fare dei video reaction di questo, non devono essere strettamente privati sul manga, anime, anche di qualcos'altro genere. E mi piacerebbe anche provare a fare le video recensioni o barra opinioni, adesso non so bene come parlare, cioè parlare un pochettino in generale, che ne so, come ho fatto quella per Stranger Things, parlare, che ne so, di serie TV, di anime, manga, di film, qualcosa in generale, naturalmente a seconda di quello che guardo, ovviamente. E poi voglio riproporre anche il fatto dei Vale Risponde, Vale Mangaka Risponde, mi piacerebbe ritornare anche con quello. E più o meno questo è tutto, spero di riuscire a postare qualcosa prima di Capodanno, naturalmente, e vediamo un po' come vanno le cose. Spero che capiate la mia situazione. Se non capite, ovviamente, che volete disiscrivermi dal mio canale, li capisco, ovviamente. Io non sto a giudicare nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole. Per quelli po' più, quelli che li rimangono, sono ben contenta e spero che capiate tutti quanti. Non so neanche come chiudere questo video. E noi niente, più o meno tutto quanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Se non ci vediamo nel prossimo video, vi auguro tutti quanti un buon Natale, e se no buone feste, tutto quanto. Ciao!